Ciao a tutti, buongiorno. Allora, oggi siamo qui io e i miei amici a Oggiono per fare la corsa di Oggiono. Oggiono è una piccola cittadina o città, come si vuol dire, di 9200 abitanti circa, nella provincia di Lecco. E la particolarità di questa corsa, oltre ad avere un continuo saliscendi, è che costeggia, andremo più avanti a costeggiare il lago di Annone, e ci regalerà. Ciao Regno! Ciao! Sì, va bene! E ci regalerà panorami bellissimi, specialmente sulla sponda del lago. Qui adesso vi faccio vedere alcune montagne che sono qua nella stretta vicinanza, che non andremo a utilizzare, grazie al cielo, nella nostra corsa, ma che ci permetteranno di ammirare dei panorami bellissimi. Per la corsa odierna non penso che riuscirò a farvi vedere molto della città di Oggiono. Comunque sia, dove abbiamo parcheggiato le macchine, ho già visto qualche edificio che è comunque privato, ma comunque interessante perché è storico. Adesso procedo con la mia corsa e successivamente farò altri pezzi che andranno a creare questo nuovo bellissimo filmato. Ricordatevi, città di Oggiono, nella provincia di Lecco, sulle sponde del lago di Annone e vicino al Monte Barro. No, ci hanno fatto fare quasi 7 chilometri e alla fine siamo vicini al lago. Rispetto agli anni precedenti hanno fatto dei cambiamenti sui percorsi, quindi ho dovuto faticare di più per arrivare al lago, però ne vale sicuramente la pena. La temperatura è buona e soleggiata, tenendo presente che stanotte ha piovuto per tutta la notte. Si sta bene. Ciao, dai che arriviamo a questo lago. Ecco, siamo finalmente arrivati al lago. Il lago tanto atteso. Adesso mi fermerò un attimo a farvi vedere tutto il panorama che ci regala questo posto. Ditemi voi se non è uno spettacolo. Questo è il lago di Annone. Là dietro abbiamo le punte del Resegone. La montagna qua davanti non me lo ricordo. Non me la ricordo. E questo è tutto il resto del lago, che poi c'è un'altra parte di lago dietro questa specie di collinetta. Qui abbiamo un canneto, bello. Secondo me, come dico sempre io, queste sono le cose per cui ne vale la pena alzarsi presto di domenica mattina e venire a correre e a sudare. Facendo sport bruciamo un po' di calorie in eccesso e abbiamo la possibilità di ammirare questi spettacoli che ci regala la natura. Adesso più avanti farò altre riprese perché conosco questo percorso e so che regala bei panorami. Massimo 5 km con l'ottanaggio, Guardate, anche l'acqua com'è pulita.
si vede il fondo. Quella è là. Vedete, c'è qualche nuvola velata sulle cime della montagna e là in fondo vedo delle nuvole un po'. Sembra un cumulo nembo che non promette niente di buono, però meglio così, staremo al fresco. In questo giugno non particolarmente caldo finora, per fortuna. Ciao che riparto, sennò qua non finisco più. Bella. Ecco qua. Sentite che tranquillità. Ah, cosa vedo? Vedo di Amanasare. Come dico sempre io, prima che cada, ho visto una piccola cappelletta. Qua tutta nascosta. No, non è una cappelletta, cavolo, è un rifugio di qualche contadino che stanno qui a... No, sembrava una cappelletta dedicata a qualche santo, alla Madonna, invece è un piccolo rifugio fatto da qualche persona qua che... Oh, abbiamo le pecore, che sta qui con i propri amici a disquisire. Guardate, abbiamo le pecore che stanno riposando, immagino, con la pelliccia che hanno addosso, chissà che caldo. Ciao, procedo ragazzi, sono qua, non finisco più. Ecco, qui mi sono potuto avvicinare alle caprette, ci sono pure gli agnellini. Snip. Carino. Mi sa che stanno partendo un po' il caldo. E dov'è che avete occasione di stare così a contatto della natura? Bella, a me piacciono queste cose, non c'è niente da dire. Già che procedo, meglio dire che è un bel percorso, c'è tutta questa pista ciclopedonale che costeggia il lago e prende, in pratica costeggia tutta la costa e prende anche i boschi limitrofi, quindi permette di fare chilometri e chilometri completamente immersi nella natura e ho la possibilità di vedere dei panorami davvero bellissimi. E, diciamo, l'unico punto negativo è che è un continuo sali scendi, quindi cambio di ritmo che ti fa venire il fiatone, ma ne vale la pena sempre. Ormai dovrebbero mancare circa un paio di chilometri all'arrivo per me. Oggi sto facendo il percorso dei 12 chilometri. Già finita sta piccola salitella, mi rimetterò a correre, se no qua non finisco più.
Allora, sono arrivato finalmente alla fine di questa corsa odierna e sono ritornato alla città di Oggiono. Questa che vedete davanti, che purtroppo è chiusa, è la chiesa di Sant'Agata, che è stata appena ristrutturata. E adesso ne approfitterò per farvi vedere alcune parti della città di Oggiono, che però per la maggior parte sono private, quindi non sarà possibile vederle in dettaglio. Adesso andiamo, purtroppo è chiusa. Purtroppo è chiusa, ma voglio vedere. Oh, ho visto che il buco della serratura è abbastanza grande e si può vedere qualcosa finché non sfuocherà. Questo è l'altare, ecco, basta, sfocato. Comunque niente di, non si riesce a vedere. E queste qui invece sono alcune parti della città di Oggiono. Qui siamo in piazzetta Suora Onorina. Onorina, non l'ho mai sentito. Oh, che bello questo, guardate questo. Questo fa parte della chiesa. Adesso ve lo faccio vedere come sempre con la mia tecnica di infilarmi dentro nella recinzione. Bello questo dipinto. E belle queste finestrelle sopra. Questo fa parte della chiesa. Adesso tiro un attimo fuori il cellulare per farvelo vedere meglio. Bella caratteristica. Bello anche questo decoro. Non so cosa sia di questo palazzo che si trova sul lato della chiesetta. Comunque fa parte di un'altra proprietà. Adesso procederò su questa strada per vedere di trovare qualcosa di curioso da mostrarvi. Bella, mi piace il fatto che questa strada sia strettina, ricorda proprio la vecchia edificabilità dove facevano le strade giusto per passare con i cavalli o i carri. Al giorno d'oggi ci passano a senso unico le macchine. Questa ovviamente è la parte di Oggiono Vecchia. Ah, qua siamo in piazza di fronte alla chiesa. Vedo se riesco, è aperta, a meno che non ci sia una messa in corso. Adesso come sempre vi... Ah, oh, ecco, questo è il battistero. Questo ho letto l'informazione riguardo al battistero. Vi includerò sopra il video. Ah, oh, ho capito dove siamo. No, no, andiamo... Aspettate, vi faccio prima vedere una cosa. Capito dove siamo. Questa qui è parte del vecchio percorso e adesso, prima di farvi vedere la chiesa, andrò in cima a questa scalinata dove c'è una bella terrazza che permette di guatare una buona parte del lago Annone. Ecco, come sempre quando io faccio i video c'è sempre il campanile che si mette a suonare. Beh, almeno abbiamo anche sotto fondo sonoro per questo video. Thank you.
ragazzi. E da qui vi posso assicurare, guardate voi, che è un panorama bellissimo. Spettacolo. Adesso, dato che qui c'è un cartello esplicativo, guardate, qui da dove vengo, questo è il campanile che adesso sta suonando a tutta forza per richiamare i fedeli per la messa odierna. Allora, iniziamo subito. Questo qui, nascosto dai pini, come vi dissi precedentemente, è il Resegone. Poi abbiamo il Monte Barro, che è questo qui che adesso sto centrando. Questo qui è il Monte Barro, che arriva a 922 metri. Più giù, adesso circa, faccio vedere al centro dello schermo, è l'eremo di Barro, 790 metri. La cima qua sulla destra, quella che non è ricoperta dalle nuvole, è il Monte Coltignone, 1474 metri. Quello al centro, coperto dalle nuvole, è la Grigna Meridionale. Poi c'è quella sulla destra, sulla sinistra, scusate, questa qui al centro, la Grigna Settentrionale. Poi spostandoci di qua, questa che adesso è coperta dalle nuvole, è il Monte Moregallo, 1276 metri. E poi ce ne sono altri che purtroppo adesso non si vedono perché sono coperti dalle nuvole. E questo qui che adesso vedete al centro è il Monte Rai, 1259 metri. Poi qui, che è completamente coperta dalle nevi, la cima del Monte Cornizzolo, 1241 metri. E questo qui in fondo, questo che vedete adesso, non posso zoomare oltre, è il Monte Palanzone, 1436 metri. Adesso vi farò delle foto in modo da legarvi al video il cartello esplicativo che c'è qui esposto, che è un'ottima idea per permettere alle persone di capire cosa stanno guardando. Insomma, cosa posso dire? Bellissimo, bellissimo, soprattutto per il fatto che sia una bella giornata, anche se all'orizzonte si vedono delle nuvole che teoricamente non prometteranno niente di buono. Ecco, di qua si vede meglio. Questo, mi sono spostato leggermente, questo è il Resegone, un po' velato da un po' di foschia, però che bella, eh? Il riflesso della montagna nell'acqua del lago di Annone. Quindi adesso nella chiesa non ci posso andare perché è in corso la messa, non mi sembra molto. Vi farò vedere il battistero e poi vedrò se c'è qualcos'altro da includere a questo video. Ecco, adesso riscendo da questa scalinata e vedremo. Vi faccio vedere un piccolo scorcio. Voglio. Di oggi, no?
Sì, non è tanto però. Quindi niente, in chiesa non entro perché c'è in corso una funzione, non mi piace. Questo qui è un affresco che c'è sul lato sinistro della chiesa, purtroppo la parte bassa è conciata e la parte alta si vede ancora poco. Vi faccio vedere esternamente il battistero. Allora, battistero romanico di San Giovanni Battista, secolo XI. Non si può entrare comunque. Vi mostro un po' la sua fattura. Ho le scarpe che... Le scarpe che scricchiolano sempre, però vi assicuro che le ho pagate. Ecco, questa è un'altra prospettiva. Oh, che bello! Un'altra prospettiva del battistero, la parte posteriore. Andiamo a vedere cosa c'è qua. Oh, qua. Non si vede niente su questa lastra. Ecco. E qui c'è questo piccolo passaggio che è davvero bello, a parer mio. Niente, allora non c'è più niente di particolare da vedere, come sempre. Aspetta che passi la macchina. Come sempre vi ringrazio di aver visionato questo video, se vi è piaciuto lasciate un pollice in su e condividete il più possibile, tanto è gratis e mi aiuterete così a diffondere sempre più, a far conoscere sempre più il mio canale, oltre al fatto di scoprire luoghi dell'Italia e aiutare quelle persone che sono interessate a migliorare il loro parlare in italiano, quindi possono utilizzare il mio canale e i miei video per ascoltare e migliorare il loro italiano. Buona giornata a tutti e al prossimo video dal vostro Aurelio qui da Oggiono in provincia di Lecco. Buona giornata.